Bentornati amici di Telegolfo dallo stadio comunale di Maranola, Davide Guzzardi in cuffia, Tiziana Palombi alle riprese, vi diamo il benvenuti per la sesta giornata del campionato di promozione Girone D, oggi a sfidarsi il Formia di Mister Russo contro il Casalvieri di Maurizio Rufo. Andiamo a dire velocemente le formazioni, mentre le squadre che stavano disponendo in campo per il saluto alla tifoseria, alle tifoserie, per il Formia. Dai numeri dall'1 all'11, Avgul, Dacunto, Lucignano, Pepe, Battaglia, Festa, Lucchetta, Sar, Zaccaro, Raspaolo e Petronzio. Per la squadra ospite invece sempre con la numerazione dall'1 all'11, Giustini, Mastroianni, Branca, Bruni, Campoli, D'Agostini, Barchiesi, Musi, Iadi Paolo, Agostino e Orlandi. In panchina per mister Giovanni Russo dal 12 al 20, Damiano, Pasquale, Di Mare, Cannella, Alberti, Napoletano, Maresca, Nulli e Vitale. Assente Diego Armando Maradona che nell'ultima partita, almeno commentata da me in casa, ha subito un infortunio, era la partita contro la Nitrella. Il figlio del Pibe De Oro è uscito al termine del primo tempo per un infortunio. Il Casalvieri invece in panchina porta numeri dal 13 al 19, Nardone, Rocci, Sagna, D'Agostini, Di Folco, Tubelli e Trotta. Dirige la gara il signor Benestante di Aprilia, assistenti Conti e Iaboni, entrambi della sezione di Frosinone. Per quanto riguarda la classifica, il Formia è al sesto posto, 8 punti dopo le prime 5 giornate di campionato. L'ultima gara della squadra di Mister Rufo si è risolta in una sconfitta, la prima stagionale contro il Real Cassino. Anche il Casalvieri viene da una sconfitta, quella contro il Monte San Giovanni Campano 3-1 sul campo di casa. Sarà la seconda sconfitta in campionato e inizia la partita. Il primo possesso è per la squadra ospite che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il Formia risponde con la divisa blu scuro, subito un retropassaggio pericoloso intanto. Chiaramente da sinistra a destra delle vostre TV. Recupera palla il Formia in posizione difensiva, l'appoggio di Lucchetta all'indietro per Avgul. Il lancio doveva essere ancora per Lucchetta, l'effetto di un classico rinvio per liberare l'area, tanto che finisce in fallo laterale, pronto a battere Gabriele Branca. Classe 99 per quanto riguarda la formazione di Mister Rufo, confermato sulla panchina del Casalvieri dopo la salvezza ottenuta allo spareggio contro il Tecchina lo scorso anno. Questo è il secondo anno consecutivo in promozione per la formazione della Valle di Comino. Dacunto in avanti a cercare Zaccaro, che con la fascia di capitano al braccio lancia un'occhiataccia al suo difensore. Lancio sicuramente fuori portata, prova a ripetere il Casalvieri, bella l'uscita di Barchiesi, la palla poi si perde nelle maglie difensive del Formia, ancora però un lancio buono per Agostino, no, si alza la bandierina, fuori gioco, calcio di punizione per la formazione di casa. Deve quindi riscattarsi dalla prima sconfitta stagionale contro il Real Cassino, che la precede in classifica a 9 punti,
Importante quindi questa partita per la squadra di mister Russo per non perdere contatto con le prime. Tocco forse di mano di Sar, ovviamente involontario, frutto di una carambola. Lo stesso Sar che poi va a commettere fallo, calcio di punizione. Siamo qualche metro oltre la linea di centrocampo, quasi sulla tre quarti campo. Quattro uomini in avanti, adesso si fa aggiungere un quinto per quanto riguarda questo calcio di punizione. È salito anche Ansel Campoli. Andrà a portare una torre in più in aria, parte il cross, la palla è proprio per Campoli, messa fuori. Il palleggio di Barchesi, alla fine libera tutto Antonio Battaglia. Battaglia autore del gol che ha portato al pareggio contro la Nitrella. Ormai che era finito sotto su un'azione di calcio d'angolo, poi è arrivato il colpo di testa di Battaglia nel gol di Battaglia, poi quello di Zaccaro che ha chiuso la partita. Che attacca il Formia, non riesce Raspaolo però ad andare in fondo. La palla recuperata da Sar, velo di Raspaolo, forse un po' lezioso in questa situazione. Recupera palla il Casalvieri che però non ha niente di meglio da fare che spazzare in fallo laterale. Un appoggio sbagliato, la rimessa è per il Formia. Trova compagni da servire Lucignano, alla fine il pallone si perde in avanti. Casalvieri non riesce a gestire, può ripartire da dietro il Formia. Zaccaro, ottimo il suo movimento per liberare Lucchetta. Ma con Lucchetta però lascia partire questo destro che si perde oltre la linea della rimessa dal fondo. Sarà battuta da Davide Giustini, uno dei più esperti della formazione attualmente in campo, classe 86. Ci sono poi Barchesi dell'84 e Musi 81. Siamo più esperti di lui. Lucignano. Pallone recuperato di testa però non perfettamente da Campoli, fatto vedere in pressing Raspaolo, voluto però prendere il pallone con calma. Davide Giustini pronto al rinvio col mancino diretto verso Barchesi, recupera di testa da Cunto, palla però poi bloccata a centrocampo da Bruni che allarga sulla destra. Subito a cercare il taglio in area di rigore, copre tutto Festa, serve Sar. Poi difficoltà il numero 8, deve appoggiarsi indietro a Lucignano, lo scambio con Pepe, ancora Lucignano che si deve fermare per dribblare il pressing, ancora Festa e ancora Lucignano, messo giù tutto regolare per l'arbitro, si rialza Lucignano, poi un abbraccio, finiscono giù tutti e due, alla fine c'è il calcio di punizione, era finito a terra anche Sar sulla pressione di Orlandi. Rimasta a terra Sar, ha subito un colpo all'altezza del petto. Addirittura esce dal campo per andare a farsi controllare. Speriamo non sia nulla di grave. Forse era un fortunato nei primi tempi con gli infortuni, almeno in queste ultime gare casalinghe. Da Cunto. Battaglia, Formia momentaneamente in 10, deve gestire palla in attesa del ritorno del proprio numero 8. La pressione del Casalvieri ad opera di Cristian Agostino. Palla che però va oltre la linea laterale del campo, sarà rimessa proprio per Giacomo Da Cunto. Si fa vedere vicino Lucchetta sulla stessa fascia, addirittura in arretramento Zaccaro di testa, Stefano Musi ancora fallo laterale,
guadagna metri, mentre è rientrato in campo Sheriff Sar. Fa ancora qualche esercizio per capire la propria mobilità, l'appoggio di petto per Lucchetta, dietro per D'Agostino che spazza in avanti, non ci arriva Petronzio, ci arriva però Zaccaro che mette palla in mezzo con il destro, la sponda di testa di Raspaolo, Petronzio prova in rovesciata, non l'ha rifatto Zaccaro, poi si fa fermare, non era facile questo controllo, poi toccato Agostino, calcio di punizione e per il Casalvieri. Registriamo quindi all'ottavo minuto, tentativo di rovesciata di Petronzio, una buona azione offensiva per Formia che ha mosso palla con 2-3 i uomini del proprio attacco, mentre Festa qui si complica la vita oltremodo, alla fine battaglia, appoggia all'indietro per Avgul che però sbaglia tutto, attenzione, recupera palla e Casalvieri inciampa in maniera provvidenziale per il Formia. Il giocatore in attacco fa partire la ripartenza per il Formia che però non riesce a dare continuità, c'è una deviazione e rimessa laterale per la squadra di casa. Ecco una transizione per la squadra ospite, tiene il pallone Orlandi, pressato da due, non si riesce a liberare del pallone e quindi lo recupera il Formia, ottimo però l'intervento di Barchesi in ripiegamento difensivo, la tocca quel tanto di che basta per permettere la propria squadra di recuperare palla, però non riesce a gestirla bene la squadra ospite. Ancora una rimessa laterale però questa volta dall'altra parte del campo, quella più lontana dalla nostra postazione. Petronzio, il cambio buono per Zaccaro, subito pressato il numero 9 del Formia che attende compagni, c'è l'inserimento di Lucchetta, Zaccaro però perde l'attimo, recupera il Casalvieri, la recupera ancora il Formia e con grande intensità sta giocando questo avvio di gara. Ancora un pallone recuperato, fase di ripiegamento, Sar allarga a sinistra dove riceve Lucignano, si in mezzo per Petronzio che la sfiora di testa, palla buona per Giustini. Decimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Formia e Casalvieri, squadre che si stanno ancora un po' studiando, il Formia sicuramente più convinto nella propria azione offensiva, Casalvieri che non riesce a superare in maniera continua la tre quarti campo, anche qui la difesa del pallone perfetta da parte di Antonio Battaglia, consente al proprio portiere di giocare una rimessa dal fondo. Festa riesce a liberare Pepe, Lucignano, Petronzio di prima, molto bene la palla e si alza la bandierina, fuori gioco, l'arbitro però non fischia, Zaccaro va a segnare e l'arbitro convalida il gol. E gol di Zaccaro all'undicesimo minuto, la sblocca sempre il capitano, il Formia va avanti 1-0, ci sono i giocatori del Casalvieri che protestano per il fuorigioco che l'assistente aveva segnalato, aveva alzato la bandierina. Per l'arbitro però è tutto regolare, non ha fischiato, c'è stato l'ottimo inserimento sulla sinistra di Raspaolo, palla in mezzo sul grande verticale, dobbiamo dirlo però, di Petronzio. Lo scatto di Raspaolo sulla sinistra, la palla in mezzo nel più classico dei due contro uno e Zaccaro, nonostante l'intervento in scivolata di un avversario, è riuscito categoria, seconda categoria. C'è ancora qualche problema, i giocatori del Casalvieri stanno protestando, c'era stata la bandierina dell'arbitro sollevata sullo scatto di Raspaolo sulla verticale di Petronzio, l'arbitro però ha lasciato continuare, alla fine ha convalidato il gol, si è preso questa responsabilità il direttore di gara Benestate di Aprilia. E il gol di Zaccaro all'undicesimo sblocca il risultato.
se Casalvieri che deve provare a reagire, soprattutto psicologicamente, sono state tante proteste, c'è stato un capannello vicino al guardalinee e qui attenzione che Zaccaro rischia di tenere una gomitata ad un avversario dopo aver subito dei contatti. L'arbitro deve assolutamente fare qualcosa per tenere le redini della partita. Musi a parlare all'arbitro, ha detto che è stato primo Zaccaro ad alzare il gomito su questo contrasto, scintille tra il numero 9 e Branca. Mette attenzione, palla dietro, ora Spaoli per Petronzio che alza troppo il pallone, addirittura si va dall'altra parte, poteva essere buono per Zaccaro, lo lascia scorrere in fallo laterale, rimessa per il Casalvieri, scintille in campo, Formia in vantaggio al 14esimo, siamo quasi al quarto d'ora. Casalvieri che avanza adesso, alla fine viene fischiato il fallo ai danni di Cristian Agostino. Musi avanza, Petronzio subito a portare il pressing, viene toccato ancora Musi. Calcio di punizione per la squadra ospite, casacca giallo-blu a bande orizzontali. Sul punto di battuta Luca Bruni. Cinque uomini presumibilmente a saltare in area, ci sono sei, uno viene fuori. Avgul blocca e leva ogni tipo di problema alla propria difesa, l'appoggio è corto per Festa che deve arretrare, si appoggia a Lucignano che trova bene Pepe, subito pressato, scarica su Lucchetta, ancora il nito per Battaglia, da Cunto, da sinistra a destra, passando per il centrocampo. Si complica la vita, Pepe trova un calcio di punizione, lo scontro tra Pepe e Musi. Festa. Lucignano, c'è lo scatto ancora una volta di Raspaolo che sulla sinistra sta correndo tantissimo, arriva sul fondo, la mette in mezzo, corta. Controlla e spazza via Campoli, la palla però viene intercettata da Sar, l'appoggio corto per Raspaolo, si mette in mezzo un giocatore del Casalvieri, rimessa in zona d'attacco per la squadra di casa che è in vantaggio e che continua ad attaccare. Appoggio con le mani dentro direttamente a cercare Zaccaro, fa buona guardia Campoli che però spazza male, calcio d'angolo da battere Raspaolo, autore dell'assist per Zaccaro. Però bella l'azione, bello il lancio di prima di Petronzio. Palla dentro, Zaccaro anticipato in maniera però ancora scomposta da Bruni. Salta di testa, Festa e commette fallo. Fallo in attacco, punizione per il Casalvieri. Andrà a battere presumibilmente Davide Giustini. Larga sulla sinistra per Branca e mette giù. L'appoggio per Agostino che avanza e scarica sulla destra, arriva come un treno a difendere però Raspaolo, recupera palla poi Lucignano che perfeziona il disimpegno, supera in dribbling un avversario e avanza sulla fascia sinistra, l'appoggio di Suola all'indietro per Sar, qualche problema con lo stop per Festa che si appoggia poi a Battaglia. E ancora una volta da sinistra a destra, passando per tutti gli uomini a disposizione il Formia. D'Agostino per Zaccaro che prova a difendere il pallone, alla fine tira giù Agostino. Agganciato il piede, chiaramente involontariamente, ma è fallo. Bruni
sul pressing di Petronzio, che potrebbe anche essere efficace. L'arbitro però fischia fallo. Di prima con la Mancino, si deve impegnare Avgul su questo cross pericoloso. Con la Mancino di prima ha provato il numero 7 Barchesi, pericoloso al 18esimo. Sto casualmente, il lancio col Mancino di prima è diventato praticamente un tiro che Avgula ha dovuto smanacciare in maniera anche un po' plastica. Branca, lo scatto di Musi, pressing di Petronzio che va a contrasto, lo supera bene Musi, l'appoggio vicino per Agostino contro Sara, alla fine c'è il fallo del numero 8. Proteste per Sar mentre si sta annuvolando di nuovo, è uscito un piccolo spicchio di sole a Marandola, adesso tornano bei nuvoloni a fare da protagonista. Chiaramente non stiamo parlando di Formula 1, che venga a piovere non comporta un cambio totale di strategie, ma potrebbe causare dei problemi a una squadra che tecnica come il Formia. Palla in mezzo, il colpo di testa a liberare, poi il fallo in sfondamento, per usare un termine rubato al basket. Calcio di punizione per il Formia. Speriamo che non venga a piovere, soprattutto per noi, non, mancando copertura, dovremmo poi correre a ripari immediati per salvare l'attrezzatura e noi stessi. Palla profonda di Avgul. Poi di testa di Zaccaro, c'era Spaolo che spunta alle spalle dei difensori, intervento in scivolata, finisce giù, Spaolo in area di rigore, gli dice qualcosa ad Agostini, l'arbitro gli fa segno di alzarsi, è rimasto però a terra da Spaolo e Giustini mette il pallone in fallo laterale. Ancora una volta però funziona, al di là di questo intervento, e l'arbitro ha giudicato non falloso comunque sul pallone. Funziona questo tipo di verticalizzazione passando per vie centrali con Zaccaro che allarga, o chi per lui, allarga sulla sinistra per lo scatto di Raspaolo alle spalle del terzino destro del Casalvieri. Al momento sta funzionando proprio con questo tipo di giocata, è arrivato il gol che sta decidendo la gara. All'undicesimo minuto, siamo al 21esimo, 10 minuti sono passati da quel gol di Zaccaro, il Formia è in vantaggio 1-0 sul Casalvieri. Casalvieri che adesso prova a dare una scossa alla propria manovra offensiva. Brachiesi, un doppio dribbling, poi si perde il pallone, pretende forse troppo dalle sue qualità. Sarra si gira bene in mezzo al campo, non si avvede nel pressing e perde palla a Pepe. Lo scambio tra i giocatori di attacco del Casalvieri, gioca col pallone, il tiro Dia di Paolo che non va lontano dalla traversa. Ottima la conclusione del numero 9 della squadra ospite al minuto 22, o comunque sul finire del minuto numero 21. Da segnalare quindi la seconda azione pericolosa da parte del Casalvieri, che si è scosso dopo aver subito il gol. Adesso una rimessa laterale proprio per la squadra ospite, l'appoggio di testa di Orlandi, contrasto vinto da Sar che spazza il pallone lontano, Petronzio contro Branca, la vince il difensore del Casalvieri, poi il fallo di Lucchetta su Bracchiesi. Bruni allarga per Agostino. Agostino, doppio passo di Agostino, dietro per Bracchiesi che finta il lancio col destro, va poi col Mancino in area di rigore. Poteva diventare buono per Dia di Paolo, legge tutto Avgul e blocca il pallone, fa ripartire i suoi. Sarra ancora con una sterzata in mezzo al campo, il lancio a destra preciso per Zaccaro che stoppa in maniera non perfetta e serve da Cunto. Lucchetta, da Cunto,
Zaccaro. Ancora Lucchetta davanti a lui, c'è lo scatto di Petron, segnorato per andare sulla sinistra ancora da Raspaoli, la sovrapposizione di Lucignano, Raspaoli però resta fermo e cede il pallone all'indietro a Sar. Vicino c'è Pepe, servito per il tentativo di trovare un appoggio in Petronzio, il pallone si perde, conquistato dal Casalvieri, che riparte da Giustini. L'obiettivo del Casalvieri per bocca del presidente Enzo Antonio Schiavi è quello di migliorare la situazione di classifica rispetto alla scorsa stagione, progetto che al momento non sta trovando la soluzione sperata, perché col suo quindicesimo posto Casalvieri si trova in zona play-out. L'obiettivo è proprio quello di evitare questa tagliola alla fine della stagione. Il lancio di Campaoli non trova compagni. Lucignano può appoggiarsi ad Avgul, che stoppa sulla pressione. Attenzione, il pallone viene toccato da Iadi Paolo. Rischia il frittatone Avgul, si arrabbia con lui, Avgul, alla fine la colpa sarà di qualcuno, sembra del portiere che ha rischiato un controllo abbastanza improvvido. Francamente evitabile, ha rischiato il frettatone sul pressing di Martin Iadipaolo. Adesso gestisce Bracchiesi, la palla per Orlandi, in mezzo ancora Iadipaolo, libera Sar. Prova a salire Raspaolo in pressing, continua il pressing, alla fine la tocca, recupera la palla Raspaolo. Pallone carambola su un avversario, ma no, supera la linea del campo. Pensavo fosse riuscito a tenerlo sul terreno di gioco Campaoli. Invece la palla ha superato la linea, rimessa laterale in zona d'attacco per il Formia, che ha cambiato completamente e molto rapidamente il fronte di gioco grazie al pressing efficace di Simone Raspaolo. Palla in mezzo di Lucignano, troppo sul portiere, non ci può arrivare Zaccaro. Ci arriva Giustini, che lancia subito a sinistra per Barchesi. Lo scatto di Agostino, Orlandi, la palla poi a cercare sulla sinistra, lo scatto di Barchesi che non viene trovato, l'altro numero 7 adesso Lucchetta, il pallone carambola su Bruni nel tentativo di verticalizzazione per Zaccaro, rimessa laterale per il Formia. Zaccaro prova un pallone che forse era per Raspaolo, ma rimane solo nelle idee, riconquista palla il Casalvieri, contrasto tra Lucignano e Iadipaolo, sbraccia un po' Lucignano, Iadipaolo mantiene il possesso, arriva sul fondo, entra in linea di rigore, viene toccato nel calcio di rigore per il Formia, il fallo di Giuseppe Lucignano, l'azione di Iadipaolo, aveva sbracciato anche un po' Lucignano sul numero 9 del Casalvieri, che ha resistito, ha tenuto palla poi nel tentativo di entrare in area di rigore. Una volta entrato in area di rigore è stato messo giù dal terzino sinistro di Giovanni Russo ed è calcio di rigore per il Casalvieri, chiaramente non avendo la possibilità di controllare l'azione al replay non possiamo fare altro che fidarci della decisione dell'arbitro. Restano dubbi sulla decisione del signor Benestante di Aprilia. Tante proteste da parte dei giocatori del Formia, anche da parte del pubblico. C'è il calcio di rigore, il tiro, la parata di Avgul! Avgul nega il gol del pareggio! Grande intervento del portiere della Formia, che riscatta in maniera totale la quasi frittata combinata poco fa e blocca il rigore tirato da Barchesi al 28esimo. Un altro episodio in favore della squadra di casa, che risolve tutto così e cancella quindi anche quei dubbi, legittimi o meno che siano,
sulla decisione dell'arbitro, con Avgul che si getta sulla sinistra e raso terra blocca il pallone calciato da Barchesi. Nel frattempo è rimasto a terra un giocatore del Formia, dovrebbe essere Lucignano. Quello che però dobbiamo segnalare ancora una volta ai nostri amici telespettatori, Avgul al 28esimo para il rigore a Barchesi e il risultato resta di 1-0 per la squadra di casa. Petrozzi in arretramento, riesce a toccarla di testa per Zaccaro che va subito al tiro! Fuori! Brivido! Sulla schiena di tutti qui a Maranola, minuto 29. Tiro fuori dal niente di Zaccaro. Dai Marco, dai Michael, dai Giacomo. Contrasto anche duro in mezzo al campo, chiaramente adesso la sfida si gioca anche sui nervi. Bene Lucchetta che evita anche la scivolata e cede all'indietro a Dacunto. Eccolo Lucchetta, l'appoggia forse un po' corto per Dacunto che la spazza in avanti. Un campanile, viene abbrancato da Davide Giustini. Sar a girare indietro per Pepe, battaglia, sventaglia sulla destra, palla recuperata dalla formazione ospite con Barchesi che allarga bene a sinistra per Agostino, arriva la scivolata puntuale e precisa di Antonio Battaglia, rimessa laterale per il Casalvieri, avanza Musi. Subito preso da Petronzio, la palla in area di rigore per Iadi Paolo. Ancora il tocco stavolta di Pepe, palla messa fuori alla fine. Il Casalvieri non riesce a sfruttare al meglio questa rimessa, resta in possesso di palla con Bruni che allarga sulla destra. Male però, lascia sfilare il pallone fuori Giuseppe Lucignano. Rimessa dal fondo per Alexei Avgul, 31esimo in corso. Formia 1, Casalvieri 0, decide Zaccaro all'11esimo con una ottima triangolazione degli uomini d'attacco e la squadra di mister Russo al 28esimo, da segnalare la parata di Avgul sul calcio di rigore battuto da Barchesi che mantiene il risultato di vantaggio per il Formia anche se solo di una lunghezza. Fino a questo momento continuano le nuvole a minacciare la pioggia. Chissà se arriverà nel secondo tempo, intanto Zaccaro stoppa male, sempre però in pressing il Formia che è iniziato con un primo tempo a un ritmo davvero davvero molto elevato. Manca l'appoggio di petto Pepe, recupera palla sulla metà campo il Casalvieri con Musi. L'appoggio per Barchesi, buona per Agostino sulla sinistra che taglia in mezzo al campo con il destro, la palla in area di rigore per Barchesi. Cancella tutta la difesa del Formia. Il fallo poi di Zaccaro sul capitano D'Agostini. Scontro tra i due capitani di testa. Calcio di punizione per il Casalvieri. Formia che in casa fino a questo momento ha vinto 2 partite su 2 contro l'Ermada e contro la Nitrella. 3-1 e 2-1. Mentre cominciano a cadere le prime gocce. E allora i nostri tecnici corrono ai ripari, quantomeno per proteggere le attrezzature.
Diciamo che la minaccia di maltempo già aveva minato un po' le presenze qui allo stadio di Maranola, ma era anche abbastanza giustificata. Adesso c'è un fuggi-fuggi generale per cercare un riparo. È iniziato a piovere. Come spiove questo pallone sulla testa di Barchesi. Fallo laterale. Addirittura di tacco Branca. Pallone però buono solamente per il Formia, che spazza via. Può controllare Davide Giustini. Proprio lanciata in avanti dal capitano D'Agostini. Male però ancora una rimessa laterale. Tante imprecisioni da parte dei giocatori di mister Maurizio Rufo, il primo a essere confermato dopo la salvezza ottenuta nell'anno da matricola del Casalvieri nel campionato di promozione. Scambio tra i giocatori d'attacco ancora del Formia, poi Petronzio viene fermato, prova a ripartire adesso la squadra ospite. Bruni finisce Giulia Di Paolo, attenzione che rimane Giulia Di Paolo, è stato un contatto forse ancora con Lucignano. Alla fine il pallone viene messo fuori dal campo da battaglia per permettere il soccorso al giocatore gialloblu. Siamo al 35esimo. Ne approfittiamo di questo break per ripararci un po'. È cominciato a piovere tanto adesso. Vero acquazzone si è scatenato sul comunale di Maranola. Trash dal campo via Di Paolo. Continua a scorrere il cronometro, ci sarà una rimessa del Casalvieri che presumibilmente restituirà il pallone al Formia. Eccolo qui, pallone restituito a Avgul. Giustini prova ad avanzare adesso il Casalvieri, la verticalizzazione fermata dai giocatori della squadra di casa. Adesso Petronzio che resiste a una carica e conquista una rimessa laterale sul settore di sinistra, controllato da Lucignano che asciuga il pallone ed è pronto per rimettere in gioco il pallone. Ha preso due volte pallone. Mancano un po' di sinonimi sotto la pioggia. Zaccaro, bellissimo il suo break. Avanza il pallone, poi viene spazzato in fallo laterale dalla squadra ospite. Rimessa per il Formia adesso sul settore di destra, guadagnato parecchi metri rispetto alla posizione di battuta precedente dall'altra parte del campo. Stavolta batte da Cunto, vicino a lui c'è Lucchetta, servito. Contrasto con l'altro numero 7 Barchesi, che riesce a mettere il pallone però ancora in rimessa. Colpo di testa sbagliato da Musi. Ancora fallo laterale, Sar, l'appoggio di petto, si mette in mezzo il numero 10 Cristian Agostino. E la rimessa viene assegnata al Casalvieri, ma il mio modestissimo parere, visto la situazione in cui ci troviamo in questo momento, e comunque il fatto che non siamo in mezzo al campo. Agostino aveva preso il pallone prima che questo uscisse dal campo. Questa sarebbe stata per il Formia però Tante prova ad attaccare il Casalvieri, mentre qui veramente si stanno scatenando gli elementi. Diventa anche complicato adesso per noi svolgere al meglio il nostro lavoro.
Siamo sempre qui a raccontarvi questa gara che ormai è arrivata al 38esimo minuto. 1-0 per il Formia, decide il gol fino a questo momento all'11esimo di Zaccaro, e chi se non lui a sbloccare la partita per il Formia. Formia che poi ha visto i sorci verdi per quanto riguarda almeno la situazione di punteggio su un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un presunto fallo di Lucignano ai danni di Iadi Paolo al 27esimo. Barchiesi dal dischetto si fa ipnotizzare da Avgul che vola basso a sinistra per neutralizzare il tiro dal dischetto. Intanto non riesce il Casalvieri a impostare un'azione d'attacco. Rimessa laterale per il Formia. C'è un cambio per la squadra ospite, costretto a uscire alla fine Iadi Paolo, al suo posto Emanuele Di Folco. Qui manca il pallone, Lucchetta rischia di scatenare un'azione pericolosa per il Casalvieri, si salva il Formia però in questo frangente. Paolo all'indietro direttamente per Avgul. Ultimi 5 minuti del primo tempo, Sar fermato fallosamente, non è stato nessun cartellino, non sarebbe stato alcun cartellino dal signor Benestante di Aprilia. Chiamo scusa per queste interruzioni della cronaca ogni tanto, ma è da difficile riuscire a fare tutto contemporaneamente come fino a poco fa, adesso che il tempo è decisamente peggiorato. Palla profonda sulla destra a cercare Petronzio, l'anticipo di testa di Barchiesi. Punto e Petronzio, adesso si avvicina anche Lucchetta, andiamo a vedere chi batterà questa rimessa. La lascia da Punto. Zaccaro. Petronzio manca l'aggancio, dietro di lui c'è da Punto che si appoggia a Battaglia. Festa. Cambio dalla parte opposta a cercare l'ennesimo scatto di Raspaolo che fa applaude il compagno nonostante il pallone si sia perso oltre la linea del fallo laterale. Musi va a cercarsi dei problemi, alla fine deve appoggiarsi a Giustini. Colpo di testa in avanti bloccato da Festa, il pallone si perde però. Musi imposta, lancio sulla destra per l'appena entrato Di Folco che non riesce a raggiungerlo prima che varchi la linea di fondo. Rimessa per Avgul, 43esimo, 1-0 per il Formia.
Mancano 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, poi sarà recupero in realtà, e pensiamo che ce ne sia, perché è stato il gol con le proteste per il fuorigioco, il calcio di rigore, una sostituzione per il presunto fuorigioco. Mi devo assolutamente correggere, perché c'è stato questo episodio, il guardaline ha alzato la bandierina, il direttore di gara si è preso una bella responsabilità. Possiamo dare le impressioni nostre dalla tribuna, senza la possibilità di consultare il replay, senza la possibilità di essere in linea. Sembrato comunque che lo scatto di Raspalo fosse in posizione regolare di partenza, quindi il gol anche l'arbitro l'ha considerato regolare, quindi dobbiamo ulteriormente fidarci della sua decisione. Eccolo qui, poi lo scatto di Zaccaro sul lancio di Pepe. Insomma, ci dovrebbe essere recupero, forse anche abbastanza corposo per essere un recupero di fine primo tempo. Si è attenuata un po' la pioggia, ma continua a piovere. Calcio d'angolo per la formazione ospite. Andato a battere Barchesi. Ci sono 4 giocatori in area, la palla sul secondo palo, tentativo di stop, libera la difesa del Formia, Raspaolo si appoggia a Festa, deve liberarsi del pallone, lo fa però sui piedi di un avversario, Lucignano ancora in avanti, momento forse non esaltante della gara con tanti lanci da una parte e dall'altra, che stiamo avvicinando alla fine del primo tempo, palla dentro, buona per Avgul. Lavgul ancora che tiene tra i piedi il pallone, poi lancia, Zaccaro salta a vuoto, il colpo di testa mette il pallone fuori di Branca, contrasto poi tra Lucchetta e Musi, la rimessa è per il Formia mentre scade adesso il 45esimo. Andiamo a vedere quanto sarà il recupero, 1 minuto, quindi vengo smentito nel modo più clamoroso possibile, ho prospettato un recupero lungo, invece 1 solo minuto. Tra meno di 60 secondi ormai si chiuderà questo primo tempo, il Formia è avanti 1-0, al velo di Raspaolo per lo scatto di Lucignano, la palla messa in mezzo troppo verso il portiere, libera la difesa del Casalvieri, male però il tocco di Folco che regala una rimessa in zona d'attacco per la squadra di Russo, che può chiudere in avanti questo primo tempo. C'è nel punteggio che in campo. Zaccaro di petto prova a girarsi, messo giù per abito tutto regolare, sarà fermato anche il Casalvieri, sto per dire. Barchesi, qui un urlo atavico di Barchesi sul tocco di Pepe, calcio di punizione per il Casalvieri, intanto passano secondi preziosi che Barchesi perde a restare a terra, adesso si rimette in piedi. E finisce qui il primo tempo, Formia in vantaggio sul Casalvieri, 1-0, il gol all'11esimo minuto di Zaccaro, da segnalare poi il rigore di Barchesi parato da Avgul al minuto 27. Che ha tenuto il punteggio sull'1-0, 1-0 discusso per, almeno da parte dei giocatori del Casalvieri, per un presunto fuorigioco di Raspaolo sul lancio di Petronzio, c'è stato conflitto anche tra arbitro e guardaline, col guardaline che ha alzato la bandierina, l'arbitro ha fatto proseguire senza nessuna esitazione, ha indicato il cerchio di centrocampo dopo la palla di Zaccaro che è finita in rete. Per il primo tempo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo per la seconda frazione di gara, mi raccomando non cambiate canale.
squadre in campo, è tutto pronto per cominciare questo secondo tempo. Formia in vantaggio dall'undicesimo della prima frazione di gara con il gol di Zaccaro. Sono ricominciate le ostilità, ricominciato anche la pioggia che ci aveva dato un po' di tempo almeno per sistemarci all'intervallo. Casalvieri recupera palla sulla tre quarti difensiva e prova ad impostare, squadra di mister Ruffo che può rimpiangere un calcio di rigore parato da Avgul al 27esimo, battuto dal numero 7 Barchiesi, che ha mantenuto il punteggio sul vantaggio di una lunghezza per la squadra di casa fino alla fine dei primi 46 minuti di gioco, perché c'è stato un solo minuto di recupero nonostante tante occasioni. Intanto questo disimpegno complesso da parte della squadra di casa, che adesso può avanzare con più calma. Ecco il colpo, il tocco di testa di Petronzio, non ci arriva Zaccaro. Ancora Casalvieri, che tra altre cose ha fatto il primo cambio della gara al 39esimo. Di Folco è entrato a sostituire Ieri Paolo, che era proprio il giocatore che si era conquistato il calcio di rigore. Su imposta Raspaoli per Zaccaro, contro 3, in mezzo a 3 se ne va Zaccaro, arriva poi il tocco di Campaoli, mette il pallone in calcio d'angolo. Pronto a battere, va a recuperare il pallone Simone Raspaolo, motore dell'assist per Zaccaro nel gol del vantaggio del Formia. Palla in mezzo, salta Battaglia che tocca il pallone, lo va a recuperare poi Festa per alimentare l'azione offensiva, va al cross col Mancino con i pugni, Giustini, ancora Sar che finta il tiro col Mancino, poi va di destro, il pallone che non esce tanto lontano, in questo raso terra. Per l'arbitro c'è stata un'altra deviazione, quindi ancora calcio d'angolo per il Formia, che è iniziato a sprombattente anche questa ripresa dopo aver terminato comunque in maniera offensiva la prima frazione di gara. Palla dentro, liberata, con qualche difficoltà riesce a ripartire il Casalvieri, poi con calma appunto per Sar, la pressione, Sar riesce a uscirne. Palla buona per Petronzio, palla dentro, Raspaoli non riesce a trattenerla. Ancora un pallone però vagante, recuperato da Lucchetta, larga a destra per Zaccaro. Poggio all'indietro, palla dentro, buona però solo per Davide Giustini. Salvieri in possesso sul settore di sinistra, prova ad avanzare, sbatte contro il muro di Giacomo Dacunto. Qui siamo tornati in cronaca, qualche problema per me personalmente parlando. Mentre c'è il cambio anche per primo cambio anche per il Formia, arriva in questo inizio di ripresa, c'è Lucchetta, entra Napoletano. Minuto 50,
Finisce giù un giocatore del Casalvieri, il Formia prova a ripartire con calma sul pressing della squadra ospite, il lancio a cercare Zaccaro, di testa la difesa, sventa la minaccia, pallone però recuperato proprio da Napoletano, palla a cercare la Spauli che viene messo giù, per l'arbitro è tutto regolare, è stato un contatto, è finito giù Raspaoli. Festa per Napoletano. Ancora Napoletano che riceve questa volta da Dacunto. Taglio per Raspaoli. Posizione centrale. Mastroianni per Bruni, ignora i compagni e serve Di Folco, larga a sinistra, male, recupera Dacunto che lancia Napoletano, bel suggerimento sulla destra per lo scatto di Napoletano che mette il pallone in mezzo, ci arriva Giustini, poi subisce il contatto da parte di Raspaoli, Raspaolo chiaramente. Poi il tacco di battaglia che prova. Attenzione, palla recuperata dal Casalvieri nella di rigore. La palla per Di Folco che manca l'aggancio. Ci sono due giocatori del Casalvieri a terra. Poi sbaglia il controllo Lucignano. Di Folco chiuso. Fallo di Sar in collaborazione con Lucignano. Batte bene il Casalvieri, la palla sulla destra per Mastroianni che può mettere il cross, ribattuto da Sar, ancora Mastroianni in possesso, serve Bruni, riparte, attenzione, riparte il Formia, recupera però bene il pallone in mezzo al campo, numero 5 Ansel Campoli, D'Agostino, scambio con Musi, allarga a destra per Mastroianni, lascia partire un cross spazzato via. Petronzio prova a controllare, su di lui Musi che recupera palla e subisce fallo. Calcio di punizione, praticamente un passo fuori dal cerchio di centrocampo per il Casalvieri, pronto a battere Musi. L'appoggio per Bruni. C'è movimento in area di rigore, l'appoggio è al limite dell'area, il tiro di Agostino, palla fuori. Da battere questa rimessa Alexei Avgul. Zaccaro a contrasto, c'è il viene fischiato, credo il fallo di Zaccaro, no, il pallone. Adesso vedremo, intanto è finito giù un giocatore del Casalvieri, il fallo di Zaccaro su un contatto con Zaccaro, forse toccato in viso Barchesi. La pioggia è tornata a cadere in modo pesante sul comunale di Maranola. Zaccaro, è stata quindi concessa la rimessa laterale per il Formia e non il calcio di punizione per il Casalvieri. Battaglia, lo scambio con Pepe che ha allargato a destra per Dacunto,
non è riuscito però a proseguire l'azione offensiva. Rimessa laterale per il Casalvieri, la mette fuori battaglia, ancora una rimessa per la squadra ospite e prova ad avanzare. Bruni, bel lancio a cercare sulla destra l'inserimento di Mastroianni che aspetta compagni, arriva adesso la sovrapposizione di Campoli, palla messa fuori a cercare Bruni, recupera palla del Formia e può ripartire, attenzione allo scatto di Raspaoli, è un 3 contro 2, adesso ripiega un altro giocatore del Casalvieri, Zaccaro, la palla ancora buona per Raspaoli che sbaglia il controllo, serve ancora Zaccaro, questa volta si alza la bandierina ed è fuori gioco, questa volta senza dubbi. Calcio di punizione quindi per la squadra ospite quando siamo arrivati al... cioè scocca adesso il 57esimo. Ci sarà un altro cambio per la formazione ospite, esce con il numero 11 Orlandi, entra con il numero 16 Lorenzo D'Agostini. Secondo cambio per la squadra di Maurizio Rufo. È rimasto a terra Damiano D'Agostini. Adesso si rimette in piedi. Ancora qualche attimo di attesa prima di far riprendere il gioco, si parla tra il guardaline e il signor Benestante di Aprilia che adesso fischia, si può riprendere il gioco. Giustini, a vuoto da Cunto, quanto basta però a mettere fuori causa Orlandi. Che non può essere Orlandi perché è appena uscito. Non ben confusione anche noi con la palla in profondità, battaglia chiude, mette in fallo laterale. Non è che facile vedere i numeri di maglia del Casalvieri, che il bianco su sfondo giallo in questo momento è particolarmente difficile da vedere. La palla in mezzo, Barchesi poggia fuori di testa, ancora il Casalvieri che tenta sulla pressione di Petronzio che recupera palla. Sar, palla leggermente lunga, la recupera Mastroianni che scivola al centro del campo, poi serve Musi e di nuovo sulla fascia. Buono lo scambio a favorire proprio l'altro D'Agostini Lorenzo. Esce bene qui col numero 6 Festa che supera un altro avversario e avanza. La sua destra Petronzio tiene però palla, il cambio a cercare Zaccaro. La sfiora di testa il numero 2 Alex Mastroianni del calcio d'angolo per il Formia. Terzo cambio per il Casalvieri al 60esimo. Entra il numero 16 D'Agostini. Quindi devo aver sbagliato il cambio precedente. Uscito con il numero 6 il capitano Damiano D'Agostini. Si sono avvicendati i due D'Agostini.
Sei entrato. Cercherò di aggiornarvi sul cambio precedente, che è stato chiaramente un mio errore. Intanto va a battere questo calcio d'angolo il Formia, la palla dentro, il colpo di testa, il gol di Antonio Battaglia. Formia avanti 2-0, e così come la partita contro la Nitrella, Zaccaro e Battaglia decidono in questo momento il risultato. Il colpo di testa imperioso, lo stacco del numero 5 del Formia, che al 61esimo fa il raddoppio per la squadra di casa. Formia 2, Casalvieri 0, ancora Zaccaro e Battaglia. Situazione si fa nera quindi per il Casalvieri, sotto di due gol, era entrato in precedenza il numero 13, Nardone, al posto di Orlandi. Sapete, sono riuscito a fare la giusta e dovuta correzione. Il tentativo di verticalizzazione immediato del Casalvieri non ha trovato sbocco al rinvio. Avgul non trova Zaccaro, stoppa però Sar, pressato, perde palla, la recupera il Formia. Pepe, scusa, Festa volevo dire, per Dacunto, lo scambio con Napoletano, ora Pepe per Napoletano. Il cambio di gioco di Napoletano a cercare lo scatto di Raspaolo, può uscire Giustini, attenzione però perché Raspaolo va in pressione, la palla per il numero 17 di Folco, e finisce ancora giù, e ancora un urlo atavico di Barchesi. Fallo e calcio di punizione. Lucignano non molto convinto a parlare con l'arbitro, adesso ci va anche Sar. Molto però contenuta questa discussione. Adesso diluvia Maranola. Barchesi pronto a battere questo calcio di punizione col mancino, può anche andare in porta. Fischio dell'arbitro, parte Barchesi e va in porta Avgul, il tiro, poi il palo colpito dal Casalvieri sul tentativo di Campoli, non era stato perfetto il disimpegno di Avgul, attenzione però il Casalvieri ci prova ancora, alla fine riesce a ripartire molto bene Dacunto, la palla in avanti a cercare Zaccaro, è imprendibile per il numero 9. Sull'intervento di Battaglia a mettere il pallone in fallo laterale. Salvieri che non riesce però a sfruttare questa opportunità. Un cambio di rimessa, adesso la palla è del Formia. Sar può avanzare, lancio sulla destra, ancora ottimo per Raspaolo che entra in area di rigore, può metterla in mezzo, libera la difesa della squadra ospite che si prova a ripartire con D'Agostini, palla però buona per Dacunto che spazza via senza pensarci.
Nardone. Il pressing di Raspaolo è efficace, adesso serve Lucignano che sale sulla sinistra. Si fa vedere Zaccaro, servito, la posizione è regolare, Zaccaro all'imboccatura al limite dell'area, il dribbling, il tiro di Zaccaro sul secondo palo, finisce fuori. Si poteva servire un compagno Zaccaro, ma da lì, solo perché i compagni anche siano abbastanza rassegnati a vederlo tirare, il bomber Zaccaro. Sale sulla sinistra Agostino, scambio con Barchesi, in mezzo al campo il contrasto di Sar, Barchesi resta in possesso, alla fine Pepe e Napoletano perfezionano il disimpegno, palla dietro per Avgul, la spazza in avanti. Palla ancora buona per Zaccaro, esce Giustini, presa bassa. Palla a cercare bene un compagno sulla sinistra, copre Battaglia. Riesce ad anticipare Agostino che alla fine va a commettere fallo su Battaglia. C'è un'altra correzione da fare, che non è uscito il capitano Damiano D'Agostini. Deve essere uscito. Cercheremo di dirlo il prima possibile. Un check dei giocatori in campo, abbiamo detto un po' complicato. Essere uscito Bruni, mi sembra di vederlo in mezzo al campo. Palla ancora a cercare Raspaolo, l'intervento. Ancora un contrasto, ancora un urlo. Alla fine Napoletano mette il pallone fuori. Sì, possiamo dirlo, precedentemente sull'ingresso di Nardone era uscito Luca Bruni, anzi no, sull'ingresso di Lorenzo D'Agostini è uscito Luca Bruni. Palla restituita al Formia, l'appoggia all'indietro Marco Pepe verso il proprio portiere Avgul. Sventagliata di festa a cercare Zaccaro, di testa il pallone poteva essere buono per Petronzo, si è alzata comunque la bandierina dell'assistente dell'arbitro. La palla che era stata comunque recuperata da Giustini. Musi sulla sinistra per lo scatto di Folco. La alza da Cunto e la mette in fallo laterale. C'è un cambio questa volta per il Formia. Esce con il numero 11 Petronzio. Entra con il numero 20 Luca Vitale. Sono spugnate anche le distinte. A causa di questa pioggia caduta nel secondo tempo in modo anche torrenziale. Musi, lo stop di petto di Battaglia, prova a ripartire il Formia. Zaccaro riesce a venirne fuori in maniera eccellente, poi sbaglia e l'appoggio per Sar, la recupera in mezzo al campo Pepe, instancabile motorino del centrocampo formiano, l'appoggio per Festa, lo scambio con Napoletano, ancora Pepe, Sar, Pepe, Napoletano, Pepe, adesso tutto di prima, lo scambio, adesso no, due tocchi, Pepe,
uno massimo due tocchi, l'appoggio indietro per Avgul che cerca ancora Pepe, rischiosissimo, ma riesce ad arrivare il pallone a destinazione. Napoletano, la sterzata in mezzo al campo, serve battaglia, largo a destra da Cunto, servito ancora Napoletano, la verticalizzazione a destra, bellissima a cercare Vitale, Vitale può metterla in mezzo, si ferma, c'è Zaccaro vicino, ecco va da lui, servito il bomber che va d'esterno, la palla esce di un soffio, c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo ma sempre un pericolo, arriva dai piedi di Vincenzo Zaccaro. Splendida azione manovrata della Formia, quasi sarriana. Palla corta, palla corta, palla corta, un tocco massimo due, poi la verticalizzazione. Calcio d'angolo messo in mezzo, liberato sul pallone vacante, arriva Napoletano che addirittura tenta il tiro. Da Cunto la mette in fallo laterale. 72esimo in corso, Formia avanti 2-0 sul Casalvieri, che adesso recupera palla con Damiano D'Agostini. Barchesi, ancora Barchesi dopo la ribattuta della difesa. Sar in pressing su di lui, il mancino direttamente su Alexei Avgul, lancio sulla destra per Vitale, si appoggia a Napoletano, bello il dribbling su Agostino che si arrabbia. Lucignano, avanza Lucignano, lo scambio con Zaccaro, Lucignano la tocca di punta, Giustini, ma adesso gioca bene il Formia col doppio vantaggio, anche giocate di classe. Manca l'aggancio, Giovanni Barchesi, rimessa per la squadra di casa. Si prepara un doppio cambio, o meglio un cambio per parte, esce con il numero 8 Musi per il Casalvieri, mentre per il Formia esce Da Cunto ed entra al suo posto Pasquale. Entrato per il Casalvieri col numero 14 Rocci. Divertente aneddoto qui sugli spalti, l'urlo no 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 no, come hanno visto Zaccaro avvicinarsi alla zona del cambio. Ad uscire doveva essere Da Cunto in ogni caso. Napoletano, il tiro con il destro, facile per Giustini. L'anticipo di Pasquale su Agostino, c'è il calcio di punizione per un fallo subito da Napoletano. Siamo al 75esimo, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gara, Formia avanti 2-0, decidono un gol per tempo. Zaccaro all'11esimo, battaglia al 61esimo. Sar recupera Branca, cercare Barchesi, palla che viene recuperata però dal Formia con Avgul che mette in azione i compagni. Recupera palla Mastroianni sul controllo sbagliato da Napoletano, ma tanto per cambiare, alla fine la Branca Pepe per Sar e poi per Lucignano. Cerca Raspaolo,
Recupera però Campoli davanti per Barchesi, la gestisce con calma Festa, l'appoggia da Vgul, ancora per Pepe. Centro di gravità di questo Formia, insieme a Zaccaro, almeno a giudicare da questa partita. Giustini. Allarga sulla sinistra. Lo scatto e il fallo di Cristian Agostino. Poggio di testa di Campoli all'indietro per il proprio portiere, Giustini la tiene, la poggia a terra per rimetterla con i piedi, ancora con il mancino, potrà saltare in due, la prende, sempre battaglia di testa. Rimessa in zona difensiva per il Casalveri, col Formia che quindi può avanzare in pressing, portato da Vitale da quella parte del campo. Prova a uscirne il Casalvieri con qualche difficoltà, ancora in pressing Vitale. Riesce però a gestire il Casalvieri ancora con qualche brivido. Recupera Pepe davanti per Zaccaro in area di rigore. Zaccaro prova a mettere il pallone in mezzo, una carambola, alla fine ne esce vincitore Giustini. Sar in interdizione, recupera poi la palla, viene spazzata via da Festa, è rimasto giù Sar, palla messa fuori da Davide Giustini. Siamo al 78esimo, ci avviciniamo agli ultimi 10. È rimasto giù Sar, entra allo staff medico del Formia per controllare le condizioni del proprio numero 8, che ha provato a rimettersi in piedi, poi è tornato giù. Vedo armeggiare la vagnetta dei cambi, potrebbe essere proprio il numero 8 a uscire a questo punto. La prossima giornata il Formia ancora in casa dovrà ospitare il Monte San Giovanni Campano, mentre per il Casalvieri si torna tra mura amiche per affrontare il Rocca Secca, squadra diretta concorrente per queste posizioni di bassa classifica. Prima di questa gara pari punti, Tesi esce Sar con il numero 8 ed entra con il numero 19 Gianluca Nulli. Si riprende il gioco con Raspaolo che restituisce palla. Palla buona a cercare lo scatto di Zaccaro che si infila tra due avversari, mette il pallone in mezzo, c'è una deviazione, il pallone poi evidentemente è sfortunato, Zaccaro che deve essergli ritornato addosso, sarà rimessa da fondo campo, il portiere che batte con due giocatori in area di rigore, la fretta del Casalvieri, Mastroianni sulla sinistra. Agostino. Ancora Mastroianni, c'erano vicini i due compagni, preferisce tornare sulla sinistra,
Non trova però lo sbocco offensivo né Agostino né Di Folco. Rimessa per il Casalvieri. Nardone alla battuta. Agostino. Vede lo scatto sulla destra, l'inserimento di Branca. Contrasto. Non riesce a difendere il pallone Lorenzo D'Agostini. Alla fine recupera però il Casalvieri. Non riesce a verticalizzare il muro eretto da Marco Pepe. Rischia quindi di commettere fallo il numero 4 del Formia. Avanza Damiano D'Agostini. Lancio sulla sinistra per Lorenzo D'Agostini. Recupera palla del Formia. Sbaglia il contatto, il controllo vitale. Ancora Casalvieri sulla tre quarti offensiva. Colpo di testa di Daniele Pasquale, mette il pallone in fallo laterale. Può andare a battere Casalvieri, la palla per Di Mare. Sì, per Rocci, scusate. Quelle distinte bagnate, diventa tutto un po' più complesso. Giustini. Colpo di testa di Pasquale. Napoletano. Scambio con Vitale in netto fuori gioco ora Spaoli. Calcio di punizione per il Casalvieri. Damiano D'Agostini. Larga sulla destra per Branca. Lucignano, tacco di Zaccaro, la palla di Lucignano, per in avanti, intercettata, ancora Zaccaro che conquista palla contro tutti, poi si vuole avventurare nell'ennesimo dribbling, questa volta non gli riesce. Barchesi, Pepe. Nulli cerca Lucignano e non lo trova. Barchesi di petto, contrasto con Pepe, alla fine l'ha vinta solo per un attimo Nulli perché l'arbitro fischia fallo. Calcio di punizione per la squadra ospite, 83esimo in corso. Formia 2, Casalvieri 0. Giustini, trova Branca. Nulli a contrasto, regala una rimessa laterale. Ai gialloblu, la cui frenesia offensiva sembra essersi esaurita. Sembra di frenesia si può parlare. So, chiaramente anche il cronometro è un alleato della squadra di mister Giovanni Russo. Colpo di testa di Mastroianni che favorisce Zaccaro che se ne va. Zaccaro sulla destra, c'è un compagno dall'altra parte. Zaccaro preferisce il tiro e sarà calcio d'angolo. Ma c'era tutto solo Raspaolo dalla parte opposta. Zaccaro è andato alla conclusione, ha anche colpito un avversario che rimane a terra. Calcio d'angolo per il Formia. E va a battere proprio lui, Raspaolo. Palla dentro sul secondo palo, ci arriva Vitale, battaglia, commette fallo, una spinta ai danni di un difensore. Ultimi 5 minuti di partita. Per quanto riguarda il tempo regolamentare, poi sarà al recupero. Servito Rocci. Che avanza in mezzo al campo per Agostino, palla persa e recuperata da Pepe. Una grande partita il numero 4 oggi in maglia blu. Napoletano si gira, fa
fanno girare palla i difensori del Formia. In questo momento in possesso Festa e lancia molto bene sulla destra Zaccaro, che di prima prova a mettere in mezzo per Raspaolo. Questa volta non riesce la giocata al bomber, recupera però palla Nulli, attenzione che avanza, prova ancora a servire sulla sinistra Raspaolo due volte, alla fine commette fallo Nulli. Fatto e disfatto tutto il numero 19. Che ancora va a prendere palla cadendo, tocca con una mano Alex Mastroianni. Tutto regolare per l'arbitro e concede la rimessa laterale al Casalvieri. Proprio Mastroianni poi a parlare con il signor Benestante di Aprilia. Ricordiamo poi anche gli assistenti Conti e Iabuni di Frosinone. Di questa partita non c'è stato neanche un cartellino giallo, almeno se non me lo sono perso io. Giustini, la pressione di Raspaoli, Giustini riesce a superare la prima barriera di pressing. Mastroianni, la palla arriva ad Agostino, lo scambio con D'Agostini, ancora il numero 10 in possesso, con la destra a cercare Barchesi, non la trova però di testa, non la tocca nessuno e sarà rimessa per Avgul. Con questo risultato a meno di 4 minuti dalla fine il Formia salirebbe, siamo ancora in condizionale, a quota 11, a pari punti con la Mistral, senza sapere il risultato della squadra di Gaeta che oggi era impegnata sul campo della penultima. Ora Vodice Sabaudia nel più classico dei testacoda, seconda contro penultima. Sarebbe un trenino di tre squadre, sono quelle a 9 punti, Pontinia, Nitrella, Real Cassino e l'Atletico Cervaro che era ad 8 punti come il Formia prima di questa giornata. Dobbiamo chiaramente però ancora acquisire tutti i risultati. Siamo a conoscenza solo di questo. Pepe per Napoletano in mezzo a due, se ne esce molto bene il Formia da questa situazione, avanza Festa che serve ancora Raspaolo che si è accentrato, Napoletano per Festa che è rimasto in proiezione offensiva, l'appoggia Napoletano vicino, dopo il passo di Festa cede il pallone a Nulli in mezzo al campo, c'è lo scatto di Lucignano non servito, allora Pepe fuori per Napoletano e può anche andare al tiro, lo fa! Non esce di tantissimo, ma innocuo comunque per Giustini. Rasoterra che esce oltre il secondo palo, quello alla destra del portiere della squadra gialloblu. Pallone già rimesso in gioco. 89esimo, iniziato da poco. Napoletano per Pasquale, Pepe cercare lo scatto di Vitale sulla destra, troppo lungo il pallone, ringrazia comunque il numero 20 per il tentativo. Sta per arrivare l'ultimo cambio per la squadra di casa, spiccioli di partita, adesso vedremo per chi potrebbe uscire Raspaolo. E vediamolo adesso. Minuto 89. Esce con il numero 10 proprio Simone Raspaolo ed entra con il numero 18 Giovanni Maresca. Prestazione molto solida di Raspaolo, non ha trovato il gol ma è riuscito a servire l'assist
per il gol che ha sbloccato la partita. Ed è stato un cambio anche per il Casalvieri, è uscito con il numero 7 Barchiesi, torna di una partita maschia, chiamiamola così, è entrato con il numero 15 Suleiman Sagna. Perde il pallone Lucignano, fallo laterale per il Casalvieri, mentre è scaduto il novantesimo. Siamo nel recupero, Branca avanza sulla destra, fermata in maniera fallosa da Maresca, secondo, da Nulli, secondo il direttore di gara. Il tiro di Lorenzo D'Agostini, però sorvola la traversa. Pronto a rimettere il pallone in gioco Avgul, siamo tutti in attesa del fischio finale. Buona la discesa di Festa che serve Lucignano. Ancora indietro per Festa, gestisce il pallone il Formia. Pepe per Maresca, Napoletano ancora che ci prova da fuori. Non esce un tiro particolarmente bello né pericoloso. Giustini a battere. Sagna. Attiene Cristian Agostino, poi finisce giù, calcio di punizione per la squadra ospite. Va a battere Branca per Sagna. Sbaglia poi il suggerimento a metà tra i due compagni. Recupera palla D'Agostini, ha cercato Rocci, non l'ha trovato. Recupera palla il Formia, Vitale subisce un contatto, dovrebbe essere fallo, invece fischia l'intervento su Cristian Agostini. Modesta opinione di chi vi parla, c'era il fallo su Vitale. Palla poi recuperata dal numero 10 gialloblu, che con una Veronica si è conquistato questo calcio di punizione. Siamo allo scadere del 93esimo. Un'occasione per il Casalvieri. Va direttamente in porta, la palla che sorvola attraversa, nessun problema per Avgul. 94esimo, andato via per metà. Il pallone restituito male fuori. Tutti i secondi che se ne vanno utili al Formia per metabolizzare quella che è una vittoria, per quello che abbiamo visto in campo, assolutamente meritata. Possiamo cominciare probabilmente a fare la chiusa per questa partita. Il Formia con questo successo, tanto c'è, invece no, perché c'è Maresca in area di rigore, supera un avversario, mette la palla in mezzo, il tocco di mano di Vitale sul controllo sbagliato. Che occasione arrivata al 95esimo. Quindi io rinuncio al mio tentativo letterario. La palla per Maresca, esce con la mano Giustini a sventare l'ennesima minaccia attentata alla sua porta. Pasquale per Napoletano, che adesso difende il pallone sulla fascia laterale, finisce giù, non c'è fallo, ma la palla è buona per Vitale. Maresca
per Nulli che allarga a Zaccaro, si entra sul destro, la palla scheggia il palo e ancora sempre lui, sempre Vincenzo Zaccaro, che anche al 95esimo scheggia il palo. Siamo nell'ultimo dei 6 minuti di recupero. Damiano D'Agostini, la palla viene recuperata da Festa e finisce giù ancora una volta, però non c'è fallo per i giocatori del Formia. Avanza a Casalvieri per questione centrale. Napoletano per Pepe. Avanza, c'è ancora lo scatto di Zaccaro, ancora la bandiera dell'arbitro che si è del quadrino che si alza, l'arbitro fischia con un ritardo enorme rispetto alla segnalazione dei guardaline. Zaccaro aveva superato il portiere e avrebbe battuto a colpo sicuro in una porta vuota, mentre arriva il fischio di Benestante di Aprilia. Formia batte Casalvieri 2-0, vittoria netta soprattutto per quello che abbiamo visto in mezzo al campo, con un Formia che ha dominato a tratti il gioco in maniera anche disarmante. I gol che decidono la partita sono di Zaccaro all'11esimo del primo tempo, su un episodio discusso con l'assist di Raspaolo, partito secondo i giocatori del Casalvieri in posizione regolare sul lancio di Petronzio, e poi il gol nella ripresa, il colpo di testa su calcio d'angolo di Battaglia al 61esimo, da segnalare però sempre nel primo tempo il rigore parato da Avgul sul tiro di Barchesi su un fallo, anche questo abbastanza discusso, di Lucignano su Iadipaolo, che poi è uscito infortunato. Ma basta con la cronaca, parliamo della vittoria del Formia che conquista in questo modo la terza vittoria in campionato ed è la terza nelle 3 partite giocate in casa fino a questo momento. Sale a 11 punti, resta a 5 il Casalvieri, e con le immagini dei giocatori del Formia che salutano il proprio pubblico e festeggiano sotto gli ultra, noi vi salutiamo. Per quanto riguarda la cronaca, da Davide Guzzardi in cuffia e da Cristiana Palombi alle riprese è tutto. Noi ci vediamo per le interviste del post partita e mi raccomando, restare sempre qui, sempre con noi su Telegolfo. Eccoci con mister Rufo, finita una partita che è stata molto combattuta in campo, si sono visti anche tanti contrasti, però nessun cartellino, il che ci fa molto piacere, ma commentiamo comunque una sconfitta della sua squadra, come comunque l'ha vista in campo? No, primo tempo molto bene, abbiamo preso il gol, ma era nettamente fuori gioco, anche il guardiano ha alzato la bandierina, non so perché l'abbia fatto questa scelta, però va bene. Poi il rigore sbagliato da noi, naturalmente siamo un po' scesi come ritmo, poi per spingere nel finale abbiamo preso qualche contropiede, merita il Formia, ha preso 3 punti, però ce la siamo giocata abbastanza bene, ecco. Un po' di sfortuna ultimamente, non riusciamo, anche giocando molto bene non riusciamo a fare gol, nemmeno su rigore, quindi è un periodo un po' così, però cercheremo dalla prossima di migliorare. La terza sconfitta stagionale meno in campionato e la comunque la tua squadra ha avuto un rendimento anche abbastanza altalenante, nel senso che non sembra che sia un assetto se caso trasferta che vi giova meglio di un altro. Questo però può essere anche incoraggiante, perché può essere anche sintomo del fatto che la tua squadra gioca nella stessa maniera sia in casa che fuori, per trovare punti importanti anche in trasferta. Sì, noi stiamo mettendo il massimo, giochiamo, non è che ci fa differenza, apriamo delle cose in settimana e cerchiamo di riportarle in campo. Le due trasferte che abbiamo in pratica dove abbiamo perso, alla Nitrella siamo rimasti 9, eravamo
uno pari. E qui il primo gol nettamente fuori gioco, insomma non è poi facile per una squadra come la nostra recuperare, anche se poi alla fine abbiamo guadagnato anche i rigori, abbiamo sbagliato, va bene, però insomma la prestazione c'è, non posso nemmeno rimproverare molto ai ragazzi, e questo poi diciamo che è il più grande problema, perché stiamo lavorando bene, giochiamo, però i punti non stanno arrivando, e quindi vediamo, aspettiamo. Diciamo che può prendersela solo con cose con cui purtroppo non ci si può fare più nulla una volta che si viene fischiato alla fine. Sì, no, non voglio mettere scuse adesso, però è chiaro che andare a giocare alla Nitrella, giocare in 9 su uno pari, non è senza portiere non è facile reggere la partita. Qui appena arrivati stiamo palleggiando bene, il possesso palla era, mi sembra, quasi tutto nostro, prendere un gol in fuorigioco così, poi è chiaro che non siamo una squadra così esperta che può reggere queste cose, però la colpa, diciamo, non è naturalmente dell'arbitro, la nostra, perché poi alla fine abbiamo sbagliato anche il calcio di rigore. Non cerco scusanti, naturalmente Formia ha vinto, si prende 3 punti, anzi gli faccio un grosso in bocca al lupo, però è chiaro, per noi è difficile poi ribaltare questo tipo di situazioni fuori casa, però la squadra si applica, lavora, e per questo sono contento, solo per questo, è che mancano i punti. Comunque ha avuto la conferma da parte della società all'inizio di questa nuova stagione, dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato, l'obiettivo dichiarato è quello di cercare di raggiungere la salvezza evitando magari di nuovo la tagliola pericolosissima degli spareggi, però per quello che ha visto lei, nonostante la posizione attuale di classifica, se pensate questo obiettivo sia raggiungibile, cosa fare per cercare di cambiare la rotta? No, secondo me possiamo raggiungere la salvezza tranquillamente, ecco, un po' di sfortuna secondo me, mettiamola così, ripeto, la squadra lavora bene anche settimana, abbiamo qualche infortunato sì, però insomma ci stiamo applicando, le partite le stiamo giocando tutte, non lo so, se il calcio poi ti ridà qualcosa indietro non dovrebbero esserci problemi, e continuiamo a lavorare così e basta. Per la riconferma ringrazio la società, naturalmente sono 6 anni che sono a Casalvieri, siamo partiti dalla terza e siamo arrivati in promozione. Un paese di 2000 persone, insomma è stato diciamo, un miracolo, chiamiamolo così, però è chiaro che se la società ha qualche dubbio su di me, insomma non c'è stato nessun problema, però la squadra lavora, gioca, non so, vediamo di migliorare. Non voleva essere un cattivo augurio il mio, la prossima partita è tornata in casa contro il Roccasecca, è praticamente uno spareggio considerando che eravate a pari punti prima di questa partita intorno alla 15ª posizione. Può essere il momento giusto per ripartire? Sì, penso di sì, pure perché in casa, tranne noi la partita che non abbiamo diciamo giocato male è stata quella precedente col Monte San Giovanni Campano. Certo, Roccasecca non so adesso se ha problemi o meno, però come dice la classifica è una squadra di pari livello, noi giochiamo in casa e speriamo di avere un piccolo vantaggio da sfruttare. È chiaro che le attaccheremo e ce la metteremo tutta. Grazie mister. Grazie a voi. Ok, siamo qui con Simone Raspaolo, è finita una partita che ti ha visto grande protagonista, ti è mancato solamente il gol, l'assist per Zacca in occasione della rete che ha sbloccato la partita, e ti sei anche beccato poi gli applausi del pubblico al momento della sostituzione. Come giudichi la prestazione della squadra oggi? Sì, oggi sapevamo che era una partita non facile, l'avversario che settimana ha scritto che veniva qui a fare la guerra, l'abbiamo preparata nei migliori dei modi e mi ha fatto bottino pieno. La prestazione dei compagni è anche stata abbastanza incisiva, una partita quasi dominata comunque dall'inizio alla fine, avete avuto tante occasioni, Zaccaro ha colpito per 2 volte il palo, a volte però viene deciso dagli episodi come il gol appunto di Zaccaro nel primo tempo dove c'è questo dubbio sul fuorigioco con l'arbitro che ha lasciato correre dopo la segnalazione del guardalinee e poi chiaramente il rigore parato da Avgul che avrebbe potuto portare la partita in parità. Sì, noi siamo un gruppo, secondo me se lavoriamo tutti insieme, settimana per settimana, possiamo dire la nostra in questo campionato. Siamo ragazzi forti, qua, quando vengono gente qua a giocare, qua dobbiamo vincere solo. La situazione di classifica al momento vi vede alle spalle insomma di Mistral e Ferentino, con la Mistral che, almeno stando a quanto mi hanno detto i miei collaboratori, dovrebbe aver vinto. Il vostro obiettivo qual è? Come reagite diciamo in settimana anche ai risultati delle dirette concorrenti? No, noi guardiamo solo in casa nostra, noi settimana per settimana prepariamo la partita, non guardiamo la Mista, non guardiamo il Ferentino, guardiamo solo in casa nostra. La prossima partita è contro il Monte San Giovanni Campano, si resta in casa, e quanto è importante per voi giocare in casa considerando che avete fatto 3 su 3 fino a questo momento?
Sì, qua giocare qua a Formia in casa è qualcosa di indescrivibile. Con il dodicesimo uomo che è la curva, che pian piano domenica per domenica si sta riempendo, e qua possiamo solo far bene qua. So, chiudiamo con quella che riguarda invece la tua prestazione. A modestissima opinione di chi vi parla, insomma, hai arato la fascia per tutta la partita. Appunto, ti è mancato solo il gol. Pensi che possa arrivare, lo vedi come un problema, o ti basta fare prestazioni come quella di oggi? No, il gol, diciamo, se viene, viene, ma io guardo prima il complesso della squadra e poi dopo me stesso. Se posso far segnare Zacco, lo segna Zacco. Se può segnare Pedronzo, segna lui. L'importante è portare 3 punti a casa.